Onorevole Mucci, ha chiesto di intervenire l'onorevole Rizzetto, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Colleghi, io arrivo subito al dunque. Noi chiediamo, Presidente, con la nostra mozione, di avviare immediatamente negoziati in ambito internazionale e comunitario per ridiscutere dell'adesione dell'Italia al Trattato internazionale sul Fiscal Compact e agli altri strumenti riguardanti la nuova governance economica europea incentrata sulla gestione della crisi del mercato unico. I vincoli hanno ridotto questo Parlamento, quindi tutti noi che sediamo qui in Parlamento, ad un mero organo di ratifica. L'Italia, e ricordiamolo, è uno Stato sovrano e non può essere sottoposto ad alcuna autorità superiore. Una nazione che prende parte ad un trattato internazionale ed europeo ha quantomeno la facoltà, in questo caso, di esercitare il diritto di recesso rispetto allo stesso, impegnandosi per rimettere al centro della politica nazionale ed internazionale le prerogative dello Stato sovrano rispetto a qualsivoglia pretesa di dominio politico ed economico di mercati o nazioni più forti. Tra l'altro, con la regola aurea del governo Monti, avete cambiato di fatto il primo articolo, e vergognatevi rispetto a questa cosa, avete cambiato il primo articolo della Costituzione italiana. La sovranità non appartiene più al popolo italiano, ma in questo caso, con questo trattato, appartiene ad una mera burocrazia europea. Con 380 voti a favore siete stati nel 2012 il primo esempio delle larghe intese. Il governo Monti, con due manovre, Presidente, ovvero con il Fiscal Compact e la manovra Fornero, ha strozzato gli italiani, ha strozzato i cittadini italiani, ha strozzato i disoccupati, ha strozzato i giovani, ha strozzato le persone assolutamente in difficoltà e continuerà a strozzarle per i prossimi 20 anni a suon di 50 miliardi all'anno più gli interessi. Avete stretto, visto che mi dite ha salvato il paese, avete stretto un cappio al collo all'Italia da parte del principale azionista del Fiscal Compact, che con il 27% voi sapete essere la Germania. Questo a danno di che cosa? A danno di scuole, di investimenti su scuole, di investimenti su ospedali, di investimenti su case popolari, su infrastrutture, su assistenza ai malati, su nuovi posti di lavoro. Tra l'altro siete pure dei bugiardi. Vado a citare le dichiarazioni di due persone, in primis dell'ex segretario Epifani, che lo scorso anno, anzi quasi 2 anni fa a questo punto, sottoscrisse e citò al Corriere della Sera: il governo ha le mani legate dal peso del debito sulle scelte dell'Europa, che non si smuovono da una linea di austerità e dall'eredità del governo di centrodestra che ha assunto il Fiscal Compact. Ebbene, l'ex fortunatamente segretario Epifani mentiva sapendo di mentire, perché sapeva perfettamente che il Fiscal Compact è una manovra del governo Monti. Inoltre, con una certa boria, in dichiarazione di voto il senatore Giorgio Tonini scrisse e disse che il gruppo del Partito Democratico vota sì alla ratifica del trattato del Fiscal Compact con consapevolezza e convinzione, quindi quasi vantandosi rispetto a questa cosa per poi fare marcia indietro. Votando sì, vincoliamo il nostro Paese e dunque non soltanto il governo Monti, ma anche chiunque governerà dopo le elezioni del 2013 per almeno un decennio successivo. Bene, complimenti, vi vantate pure di questa dichiarazione di voto. Chiudo, Presidente, dicendo che il Presidente Letta molto spesso twitta, questo voglio dire termine abbastanza in uso ultimamente, twitta citando dei testi delle canzoni. Bene, anch'io vorrò, nella mia modestia, fare questa cosa, rivolgendomi in primis a coloro che hanno firmato questo accordo e dicendo loro che, cito una canzone di Ligabue, e dice questa canzone: siete il culo sulla sedia, è una citazione, Presidente, il dramma, e siete una commedia, siete il facile rimedio, voi avete perpetrato un facile rimedio ai danni dei cittadini italiani con questo provvedimento, siete, e mi rivolgo nello specifico
al governo Monti e all'ex primo ministro Monti, chiudo Presidente, siete, ed è una frase che a me piace tantissimo, la Mont Blanc con cui vi facciamo fuori. Grazie Presidente. Grazie onorevole Rizzetto, per un attimo ho temuto che cantasse. Poiché nel corso...